Carlo, se dovessi raccontare a un tuo coetaneo cosa fai tu durante la giornata, come impari, come apprendi, cosa diresti? Direi che imparo vivendo, facendo esperienze e imparando sostanzialmente quello che scelgo io di imparare. Carlo ha 17 anni, è andato a scuola fino alle elementari, così anche Marco, suo fratello quindicenne. Poi hanno smesso di frequentare le lezioni in aula, seguono un percorso di istruzione parentale, studiano a casa come altri 250 ragazzi della provincia di Brescia, lo 0,15% del totale. È la Costituzione a consentirlo, la carta infatti prevede la libertà di insegnamento posto l'obbligo di sostenere gli esami al termine di ogni ciclo scolastico. All'estero la pratica è molto più diffusa rispetto al nostro paese, in America ad esempio sono 2 milioni i ragazzi che fanno homeschooling. Marco, per te cos'è l'istruzione familiare? La libertà di imparare, che nella scuola non c'è, non viene così accentuata come nell'istruzione familiare. A seguire Carlo e Marco sono papà Sergio, architetto e presidente di LIFE, Associazione Istruzione Familiare, e mamma Nunzia. Nunzia è un'insegnante di lingue in una scuola superiore statale, ma per i suoi figli ha scelto una strada alternativa, l'homeschooling appunto. Una pratica dove il ragazzo è al centro dell'istruzione, no? Questa modalità gli permette di seguire di scoprire prima di tutto quelle che sono le sue aspirazioni, quelle che sono le sue potenzialità e quindi di realizzarle nel tempo, no? Mentre quello che vedo, io insegno appunto alle superiori, spesso accompagno ragazzi fino in quinta superiore all'esame di maturità, e quando gli si chiede quali sono i loro progetti per la loro vita, spesso sono confusi, no? Perché dopo 13 anni di scuola ancora non hanno scoperto quali sono in realtà le loro potenzialità. Di aspirazioni Carlo e Marco ne hanno tante. Carlo vuole diventare medico, Marco, che parla molte lingue, perfettamente il tedesco, scrive canzoni. Wake up to the sound, birds flying through the sky. Non esiste per loro una giornata tipo, sicuramente vivono giornate molto ricche. Si avvia l'attività di lettura, di scoperta, di ricerca, di movimento, poi ci si trova a mangiare, spesso si prepara il cibo insieme, e questo anche è un'attività di apprendimento non indifferente. La storia loro la scoprono, la studiano, la leggono, poi se c'è un argomento che li appassiona in modo particolare vanno a fondo. Noi siamo abbonati a delle riviste, perché l'hanno richiesto loro, delle riviste di storia. È possibile fare homeschooling utilizzando le strutture che ci sono sul territorio, le biblioteche, i musei, le mostre. Il viaggio, oggi viaggiare può essere particolarmente economico rispetto a qualche anno fa, e poi c'è internet. Non andare a scuola non significa non avere una vita sociale. Per un periodo hanno frequentato l'oratorio, sono andati a catechismo, l'attività sportiva, hanno degli amici che abitano nella stessa strada. E istruzione familiare non è sinonimo di una vita senza regole. In famiglia bisogna esercitarsi a convivere in spazi molto circoscritti. Quindi bisogna avere presente delle regole di comportamento. Cosa diresti ai tuoi genitori che ti hanno consentito di seguire questo percorso? Li ringrazio molto. Non tornerei più indietro. E tu, Marco? Anch'io la stessa cosa, perché mi sento molto più libero di scegliere e di fare così. Libero di vivere.